Ciao ragazze, benvenute sul mio canale. Vi avevo parlato pure con altre occasioni di Melchior Professional e oggi vi voglio mostrare le ultime novità in casa Melchior e vi farò vedere pure la mia nuova palette creata con i loro ombretti. Iniziamo con le novità. Melchior presenta due prodotti per viso e un prodotto per labbra. Parliamo del nuovo fondotinta Full Coverage Foundation. Abbiamo qua anche un liquid concealer che è un correttore liquido. Abbiamo qui uno dei due lucida labbra Ultra Shine Lip Gloss. Abbiamo anche un design nuovo, nuovo per le palettine di 6 ombretti. Questi sono quelli magnetici. Come si può vedere, ha un packaging olografico con la scritta Melchior nella parte di giù e qui Like a Star. Nella parte di dietro non c'è niente di speciale, solo tutti questi puntini che creano dei riflessi olografici. Questi sono i nuovi ombretti che ho acquistato io. Sono tutti con un finish matte e sono tutti colorati, ragazze, perché diciamo ne ho tantissimi ombretti nella mia collezione, ma mi mancano i colori matte colorati. Perciò pian pianino voglio acquistare tutto quello che si può da Melchior, perché la qualità dei loro ombretti è una veramente molto molto buona a prezzi veramente molto bassi. Ho acquistato anche una pinset che, se non sbaglio, la commessa mi aveva detto che questo colore, è una delle novità. Se non sbaglio, fa parte da una campagna. Se lo troverò, come si chiama, ve lo lascerò scritta qui da qualche parte. E diciamo che forse è meglio di iniziare a parlarvi in dettaglio dei prodotti. Questo è il Full Coverage Foundation. Come vi dicevo, è un fondotinta con un'ottima coprenza. È stato realizzato per un uso professionale, ma anche per essere di aiuto a chi ha bisogno di coprire imperfezioni sul viso. Si trova in 6 colorazioni ed è un fondotinta perfetto per una pelle grassa o mista. Abbiamo colorazioni come Toffee, Sand, Neutral, Honey, Fair e Beige. Sono 30 ml di prodotto per un'apertura di 12 mesi, se non sbaglio. Sì, e il suo prezzo è di 19,90. Arriva in questa scatola di cartone argentata con la scritta sul nero, mentre il prodotto in sé è all'interno di questa bottiglietta di plastica. Guardate, ragazze, quanto è piccola questa bottiglietta, ma vi assicuro che all'interno sono 30 ml di fondotinta. Secondo me è molto professionale questo packaging, molto utile. Travel friendly, perché io ho viaggiato con questo e mi è stato veramente molto di aiuto il fatto che è stato piccolino. Non occupa spazio, il fatto che non è una bottiglietta di vetro come in genere siamo abituati per un fondotinta, secondo me lo fa veramente un ottimo packaging per un fondotinta. In quello che riguarda la formulazione, ragazzi, vi devo dire che è abbastanza strano. È un fondotinta liquida che comunque è molto concentrato, basta poco prodotto e sicuramente vedrete dal video che ho fatto. E questo fondotinta è perfetto per coprire diverse imperfezioni sul viso, macchie, acne, occhiaie, eccetera, eccetera, eccetera. Ha un finish matte luminoso ed è perfetto in quello che riguarda la
fotografia, ragazze. In quello che riguarda l'applicazione, si consiglia di idratare per bene la pelle, di applicare una crema idratante, e si può applicare con l'aiuto di un pennello per fondotinta, e se vogliamo magari un aspetto più naturale, più soft, possiamo applicare il prodotto con l'aiuto di un beauty blender, come fra l'altro ho fatto pure io. Loro dicono che si deve fissare con una cipria per allungare un po' la durata del fondotinta sul nostro viso. Io non ho sentito il bisogno per applicare la cipria, ma siccome andavo poi con il correttore, ho dovuto fissare il correttore. Ma ragazze, vi giuro, anche se è un fondotinta molto molto coprente, non si sente sul viso. È probabilmente il più leggero fondotinta che io ho mai indossato nella mia vita, e guardate, non c'è nessun problema che magari si può dire che è appiccicoso. Al contrario, veramente si sente molto molto leggero e matte, ma nello stesso tempo il viso ha luminosità e naturalezza. Il correttore, ragazze, ha la stessa scatola come il fondotinta, vedete sempre questo color argento specchiato con la scritta sul nero. Su tutte e due le scatole ne abbiamo le informazioni necessarie per conoscere il prodotto, mentre il correttore ha come packaging la solita confezione, che presenta l'applicatore a spugnetta, una cosa che mi piace tantissimo ai prodotti Melchior, sia che si parla dei loro rossetti liquidi, ma anche del correttore. Il fatto è che il contenitore inizia a stringersi nella parte di su, e quando noi proviamo a togliere l'applicatore dall'interno, stringe e lascia uscire fuori solo una piccola quantità di prodotto, non solo una piccola quantità, diciamo che la giusta quantità di prodotto necessaria per un'applicazione, quello che va bene. Il nuovo fondotinta liquido Melchior riesce a estompare le occhiaie, donando nello stesso tempo luminosità al nostro viso. Ha una texture veramente molto leggera, parliamo la stessa cosa come del fondotinta, non si sente neanche, ha una formulazione veramente molto buona, perché veramente non entra nelle pieghette esistenti sotto i miei occhi. Non è un prodotto pesante, e nello stesso tempo la zona contorno occhi non me lo sento per niente secca, anche se per essere sincera, come sempre prima del fondotinta, di creare il mio make up, io applico un po' di crema contorno occhi, giusto per prevenire di seccare la zona contorno occhi. Sono qui, ragazze, 7 ml di prodotto per un'apertura di 6 mesi ed ha un prezzo di 8,90 euro. Sul sito possiamo trovare due colorazioni in quello che riguarda questo correttore liquido Melchior, e questa è Apricot. Terzo prodotto di quale vi parlo è questo Ultra Shine Lip Gloss Melchior. Sono due tonalità esistenti sul loro sito, e questo qua è anche uno su viola, se non sbaglio. Comunque io, come sempre, vi lascerò nell'info box il link del sito e dei prodotti, insomma, se vi dico che magari sono anche altre tonalità potete andare a cercarlo, se no magari io proverò di aggiungervi qualche foto, giusto per avere un'idea di quello che parlo.
Allora, lì gloss, ragazze, vi devo dire che quando le commesse mi raccontavano un po' di questo prodotto e avevo sentito che si parla di un lip gloss, sono stata veramente molto spaventata perché io non sono mai stata amante dei lip gloss, ma come vi dicevo, le commesse mi dicevano solo cose di bene e allora dico: devo provare questo prodotto. Una volta che l'ho provato, mi ci sono innamorata. Prima del colore e anche della texture, del modo in quale si presenta questo lucida labbra, veramente una meraviglia in quello che riguarda la formulazione. Sono 7 ml di prodotto all'interno di questo contenitore specifico ai lip gloss o ai rossetti liquidi. È semplicemente così e presenta un applicatore a spugnetta. 7 ml di prodotto, come vi dicevo, un'apertura di 12 mesi e un prezzo di 11,90 euro. Ha un odore veramente molto molto buono, come di caramello o qualche caramella, non sono sicura e non vi posso dire. Odora molto molto bene, anche se io ancora sono un po' raffreddata, ma mi piace tantissimo l'odore. Come vi dicevo, ha una buona formulazione e il fatto è che dona luminosità alle nostre labbra, un effetto naturale ma comunque diverso, questo mi piace tantissimo. Anche perché all'interno contiene dei glitterini dorati, glitterini, insomma, è un gioco di colorazioni all'interno e sulle labbra veramente molto molto luminoso, come fra l'altro potete vedere anche voi. Questo prodotto si può applicare direttamente sulle labbra, semplicemente così, per un look un po' più tranquillo, più naturale, o si può mettere sopra un rossetto a vostra scelta. Io ne ho provato qua, probabilmente non si vedrà bene perché ho fatto i swatch nel punto sbagliato, ma l'ho provato su un rossetto liquido nero. Comunque tutti sono rossetti liquidi, ragazze. Li ho lasciato ad asciugarsi e questo è l'effetto che ho ottenuto sopra quei rossetti. Molto interessante questo prodotto e, come vi dicevo, mi piace tantissimo. Comunque, ragazze, i prodotti che vi ho presentato prima, le novità, mi sono state omaggiate dal brand, a quale ringrazio tantissimo perché veramente sono molto molto attenti con me. Poi io, essendo già al negozio, non potevo non prendere qualcosa perché, ragazze, quando si entra lì, insomma, almeno in quello che mi riguarda, non so che cosa vorrei prendere prima. Infatti io mi faccio i compiti quando sono ancora a casa e mi faccio una lista con magari ombretti, con i nuovi ombretti che vorrei acquistare. Così ho fatto pure questa volta e sono andata preparata. Ma prima di farvi vedere gli ombretti, ne avevo bisogno di una pinzette e se non sbaglio, come vi dicevo, probabilmente anche lei fa parte di una nuova collezione. Ha questo colore magenta, è semplice, è una pinsette in acciaio. Il suo prezzo è di 5 euro. Ha una pressa veramente molto molto forte e precisa. Mi piace. Allora, ragazze, questo è il nuovo design in quello che riguarda le palette magnetiche Melchior. Così erano prima, vedete, semplicemente con il nero e questa parte qua con la plastica che fa vedere all'interno gli ombretti, mentre questa volta è priva di questa plastica, è completamente il materiale, non abbiamo più quella finestrina di plastica.
Ragazzi, questi sono gli ombretti che ho scelto questa volta. Sono ombretti completamente matte, come vi raccontavo, e adesso proverò a mostrarveli un po' di vicino. Kiss Me. Yellow. Olympian blue. Alien. Orange. E Lilith. Ogni cialdina, ragazze, ha 3,2 grammi di prodotto all'interno. Il loro prezzo è 4,50 euro ciascuno. In quello che riguarda la qualità dei ombretti Melchior, è una fra le migliori. Infatti in Romania tutti i make-up artist usano questi ombretti, non questi, ma in genere gli ombretti Melchior. Ho realizzato prima il trucco occhi oggi per la paura che forse, essendo dei ombretti matte, sono anche polverosi. C'è un po' di polverosità, ragazze, ma niente di straordinario. Vi dico che sono dei ombretti molto molto buoni. Sicuramente farò un tutorial con queste colorazioni e probabilmente proverò a combinare insieme agli altri ombretti Melchior che ho nella mia collezione. Questo è tutto per oggi, vi ringrazio per la vostra attenzione, ci vediamo in un prossimo video, ciao!